infatti oggi siamo a Cagliari in Sardegna, ci troviamo all'interno di una delle location più belle e più di grande fascino probabilmente di tutta la Sardegna, che è il convento di San Giuseppe, ed è la location che Visit USA Association Italy ha scelto per un incontro con gli agenti di viaggio dell'isola Sardegna. La Visit USA ha nella sua missione quella di promuovere gli Stati Uniti agli italiani e aumentare e incrementare gli arrivi e il traffico dall'Italia verso gli Stati Uniti. E quindi alla nostra terza edizione, dopo l'edizione di Reggio Emilia, l'edizione di Molfetta a Bari, abbiamo pensato alla Sardegna e siamo molto contenti di essere qui. Siamo 23 soci, ognuno seduto ai propri tavoli, vedete molti tour operator che fanno parte dell'associazione, che sono un po' lo zoccolo duro dell'associazione, vedete compagnie aeree, vedete evidentemente anche molte destinazioni, una compagnia di crociera e noleggio auto. Molto importante che abbiamo anche un ospite straniero, è là in fondo al tavolo, è del Bradley International Airport di Hartford, Connecticut, è la prima realtà di aeroporto americano che ha scelto di far parte dell'associazione Visit USA, perché è l'unico aeroporto americano nello stato del Connecticut che si raggiunge direttamente dall'Europa grazie alla compagnia Aer Lingus, facendo dogana direttamente a Dublino in Irlanda. Grazie ad un lavoro di grande, grande formazione, di grande professionalità che è fatto da tutti quelli che fanno parte della famiglia del Visit USA. Non so se voi lo sapete, ma in Pennsylvania non si pagano le tasse né sulle scarpe né sull'abbigliamento. Per cui, diciamo, per lo shopping, tra l'altro, è diciamo, la patria negli Stati Uniti dello shopping. Oltre al quartiere centrale, Financial Connect e tutto, ci sono delle nuove zone dedicate, ma un po' settori in Miami. E c'è un bellissimo programma, un progetto che seguono le persone, quelli dell'ente del turismo, che è la Miami Temptations. Ovvero ogni mese lo dedicano ad un focus particolare. Tanti itinerari da andare a pianificare sulla base dell'arrivata, ovviamente, del viaggio, perché normalmente chi fa Stati Uniti non fa solo Stati Uniti, fa Stati Uniti è che può essere chiaramente una stazione mare, normalmente, da gestire o nella zona caraibica. Con alcune cose che cambiano, tipo l'Alaska, l'anno prossimo avremo 4 navi e non più 3, di quei 3 grandi navi, più una che andrà a fare anche delle crociere lunghe. Tra gli stati secondo me più autentici ci sono le zone delle montagne rocciose, quindi stiamo parlando del Wyoming, Montana, North Dakota, South Dakota, Idaho, dove c'è anche una fortissima cultura dei nativi locali. Andare a visitare il Parco Nazionale di Yellowstone, il primo parco nazionale mai creato, il più storico, il più grande, il più affascinante, anche perché è grande come la regione Umbria. Poi abbiamo fatto una sosta pranzo, un pranzo eccezionale, un buffet ovviamente con dei piatti tipici della Sardegna. Abbiamo proseguito con una presentazione multimediale di Bradley International Airport e poi nel pomeriggio alle 2:30 abbiamo ripreso i lavori e li continuiamo fino verso le 5 e qui ci fermeremo perché avremo una gradita sorpresa per i nostri ospiti della Sardegna, avremo un sommelier che ci coinvolgerà in un wine tasting, però un wine tasting alla cieca perché ci sono due etichette di vini
rosso e bianco che vengono direttamente dallo stato di New York, dalla Lake Finger Region, e qua verranno messi a confronto con due vini del territorio e la sfida è qua riconoscere il vino americano dal vino invece di territorio. Thank you everybody. I'm delighted to be here, my first time in Sardinia. Thank you for your warm welcome this morning. I got to meet probably half of you. I hope you get to understand me and the presentation, but there's a lot of visuals and some videos, so I think that will help. But Bradley is a great little airport. It's small, it's efficient, it's fast, it's extremely well located, and they win awards every year for customer service. So it's a great airport for your customers. So if you have clients going to New York City, of course, fly them to New York. But if they are going to New England, and maybe they don't want to go to New York because they've been to New York before, they're second, third time travelers, Bradley is a really good starting point. Questo Hollywood, diciamo che noi consigliamo a chi va a Los Angeles di dormire a West Hollywood. Perché? Oh, wow. Perché intanto è presente un po' stile californiano, proprio rooftop con la piscina, il cocktail. E poi la cosa buona è che si gira a piedi. Dal punto di vista invece del prezzo, io dico sempre paghi l'esperienza, perché l'Alaska è unica, no? Il modo secondo me più conveniente per viaggiare in Alaska è la crociera.